Già ho le mie difficoltà principali. Poi è come se mi avesse spezzato ulteriormente le gambe. Io gli auguro solamente di non vivere mai in una carrozzina, perché per il danno che mi ha fatto, non ha capito assolutamente niente della gravità del gesto e della cattiveria che ho utilizzato nei confronti di una persona in carrozzina. Voleva solo parcheggiare la propria auto nel posto riservato ai disabili, ma Anna, una donna paraplegica di Cardito, è finita, senza volerlo, al centro di una storia che ha fatto indignare molti. Il posto per disabili era infatti occupato da un'autovettura sprovvista del regolare contrassegno, ma il proprietario, anziché scusarsi e spostare celermente il veicolo, indifferente ai bisogni della donna, ha iniziato a inveirle pesantemente contro. Anna a quel punto ha quindi chiamato i vigili urbani di Afragola, dove si trovava in quel momento. Questi sono prontamente intervenuti, multando l'uomo. Lui ha minacciato ulteriormente, inducendo che me l'avrebbe fatta pagare. Così sono andata via, sono andata al posto dove dovevo andare. Quando sono ritornata alla mia macchina per rientrare a casa, ho scoperto di avere le ruote tranciate. La donna non può essere sicura che sia stato lo stesso uomo che l'ha insultata a squarciarle gli pneumatici. La conferma potrebbe arrivare solo dalle telecamere di videosorveglianza. Eppure non trova altre risposte. Perché no, non sono contro nessuno, non ho mai avuto nessuno che mi è andato contro, quindi vorrei capire la motivazione perché l'ha fatto. Dopo un rocambolesco e pericoloso ritorno a casa, Anna si è poi confidata con Luigi Concilio, vicepresidente dell'associazione a tutela dei diritti per i diversamente abili, La Battaglia di Andrea. Luigi, anche grazie all'aiuto del consigliere regionale Borrelli, che si è interessato alla vicenda con una diretta Facebook, ha attivato una raccolta fondi per comprare nuove ruote. Sta andando abbastanza bene, considerando che comunque le persone hanno anche tanti problemi, quindi anche 1 euro, 2 euro, 5 euro per noi è una grandissima conquista. La cosa ancora più bella è che si sono offerti dei gommisti a cambiare le ruote gratis ad Anna. I soldi raccolti saranno così devoluti in una spesa a sostegno di diverse persone con disabilità. Come si suol dire, dal letame nascono i frutti e da questo letame che ha bucato le ruote comunque possono nascere dei buoni frutti che appunto sono quelli della solidarietà. Quindi ci ha fatto da concime questa persona.